Bentornati. Se siete di quei compositori che hanno l'abitudine di mandare la propria musica ad altri compositori per un parere o per un consiglio, oggi vi do tre buone ragioni per smettere di farlo. Prima di iniziare specifico che io sono il primo che ha mandato la propria musica ad altri compositori mille volte e infatti io ho sbagliato a farlo. E oltretutto non me ne è venuto indietro assolutamente nulla. Qui non dimentico mai quello che mi disse detto Mariano quando tanti anni fa gli portai delle mie musiche da ascoltare. Lui mi guardò e mi disse, ma perché devo ascoltare la tua musica? Se sarà scritta meglio di come faccio io, ti detesterò perché tu sai fare delle cose che io non so fare. Se sarà scritta male, ti detesterò perché mi hai fatto perdere tempo. La prima ragione per cui non dovete mandare la vostra musica ai compositori è questa. No ragazzi, il compositore non può fare assolutamente nulla per voi. E innanzitutto specifico che oggi stiamo parlando di compositori e in particolare di compositori di musica da film o di musica applicata in generale, ma è una regola che vale anche per gli scrittori. Se siete uno scrittore e mandate il vostro romanzo a un altro scrittore, non avete capito come funziona il meccanismo e il modello economico in cui volete lavorare. Partiamo da una domanda. Perché si manda la musica a un altro compositore? Beh, il motivo ufficiale è che chiedete a questo compositore un parere sulla vostra musica e o un consiglio. La ragione vera è che fondamentalmente sperate che il compositore folgorato dalla vostra musica possa in qualche modo dare una spinta alla vostra carriera. Ma il compositore in realtà questa cosa non la può fare, non la sa fare. E quindi mediamente la cosa si risolverà o con un generico apprezzamento per quello che fate, o magari il compositore più facilmente vi indirizzerà verso una figura professionale più adatta ad ascoltare la vostra musica, che poi è la cosa che avreste dovuto fare voi fin dall'inizio. Con l'aggravante che se venite indirizzati a qualcuno, bene, se non venite indirizzati e aspettate risposta del compositore, il tempo passerà e non succederà niente. Se quindi volete mandare la vostra musica a qualcuno del settore per farvi conoscere, non mandatela a un compositore, mandatela invece a un regista, a un montatore, a un produttore, a un editore, a un agente o a un music supervisor. In particolare negli Stati Uniti la figura del music supervisor è una figura estremamente importante nella catena produttiva di un film e spesso i music supervisor hanno molto molto potere decisionale. Quindi ricordatevi, il compositore per voi non può fare niente. Oppure realisticamente pensate che chiamerà il regista del film di cui sta scrivendo la colonna sonora e gli dirà guarda, ferma tutto, non ti posso fare io più la colonna sonora, ti passo questo ragazzo che ho conosciuto su internet. La seconda ragione per cui non dovete farlo è questa. Allora, se mandate una musica a un determinato compositore, è probabile che stimiate questo compositore e questa cosa ovviamente fa molto piacere. Anch'io che sono, come dico sempre, un illustre signor nessuno, ricevo tanta musica da parte di compositori che mi chiedono di ascoltarla. E in genere lo faccio, non sempre è facile trovare il tempo, ma cerco sempre di farlo. Quindi in questo senso, siccome si suppone che voi mandiate la vostra musica a un compositore che stimate, al compositore questa cosa ovviamente fa piacere che ci sia qualcuno che ama la propria musica, il proprio stile. E tuttavia, inseguire gli stili degli altri non paga mai. È ovvio quindi che se mandate una musica a John Williams, gli manderete una musica scritta da voi più o meno simile a quelle che scrive lui. Non gli manderete certo un tunz 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 da discoteca, ovviamente, no? Siamo d'accordo? E quindi qui la questione è veramente a monte, cioè perché state scrivendo una musica in stile John Williams? C'è già John Williams a scriverla, pensate di fare meglio di lui? Inoltre tenete presente che anche se un regista volesse una musica di John Williams, chiamerà John Williams. Non chiamerà voi che, non dico scimmiottate, ma imitate il suo stile. Quindi non è detto che se una dinamica musicale funziona per un determinato compositore, funzionerà anche per voi. Cercate uno stile personale, non ho la pretesa di dire originale, perché veramente forse in musica è stato fatto tutto, ed è veramente molto difficile che un compositore possa scrivere un qualcosa in uno stile che non abbiamo mai ascoltato prima. Tuttavia cercate il vostro stile, che quindi non deve essere necessariamente una cosa nuova, però è vostra, è il vostro modo di scrivere. In più se andate cercando un parere, siete veramente convinti che il compositore vi dirà la verità di quello che pensa sulla vostra musica? Voglio dire, mettiamo che pensi peste e corna della vostra musica, che diritto avrebbe di dirvi guarda che la tua musica fa schifo? Chi è lui per prendersi non solo, come dire, questa libertà dalle buone maniere e dalla buona educazione, ma anche la responsabilità morale di stroncare un ragazzo giovane che sta intraprendendo questo lavoro? Ci sono tanti casi di compositori che erano dei cattivi compositori a 20 anni e dei bravi compositori a 30. E quindi partendo dall'assunto che la vostra musica in qualche maniera sia
afferente allo stile del compositore a cui la mandate, se lui la apprezza molto, dovrete molto molto preoccuparvi, perché c'è un solo caso in cui il compositore è contento di sentire una musica che ricorda la sua, se vuole utilizzarvi come ghostwriter. Ultima ragione per cui non dovete mandare la vostra musica a un compositore, ed è questa. Perché queste cose succedono, e non sto parlando di un compositore che volutamente e scientemente vi ruba un pezzo. Molte volte queste cose succedono anche involontariamente. A tutti è successo, anche a me ovviamente, di scrivere un pezzo e poi scoprire che è identico a un pezzo che è uscito tempo prima e che evidentemente avevamo da qualche parte nelle nostre orecchie. E guardate che la cosa non riguarda solo un tema o un qualcosa di melodico, può anche essere uno stile, un arrangiamento, un accompagnamento, un'idea particolarmente originale va tutelata. E quindi, anche se do per scontato che non siate gli sprovveduti che fanno girare la propria musica senza averla prima tutelata e depositata, ricordate che farla ascoltare a un compositore è molto pericoloso, perché potrebbe anche involontariamente appropriarsene e utilizzarla in una sua composizione. Poi sì, potete fargli causa, tra X anni ne riparliamo. Chiuse le tre principali ragioni, ve ne do una in più, bonus, diciamo così. Mandare musica al compositore dice al compositore che la riceve che il compositore che gliel'ha mandata non è un professionista, perché evidentemente non conosce le dinamiche di questo business. Se il contenuto vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sugli ultimi caricamenti video che faccio. Noi ci vediamo la prossima volta, se ne avete voglia.